Buonasera amici sportivi, benvenuti a Calciomania, puntata numero 23, 14 di marzo. Siamo veramente nella volata finale verso i verdetti, i risultati dei campionati dilettantistici giovanili. Oggi avremo anche il piacere di fare un fuoripista, andremo anche oltre il calcio a omaggiare una delle campionesse mantovane e la copertina, ormai consueta, vi anticipa le tematiche centrali di questa puntata di Calciomania. Eccola. Iniziamo dalla lotta salvezza, qui vediamo la festa del Casal Romano, molte mantovane sono invischiate nella lotta per non retrocedere, poi daremo una giusta e doverosa pagina al Ponte, cooperativa sociale della Bassa, molto importante, c'è anche un accenno, lo vedete, calcistico. Siamo nella settimana che porterà al derby atteso di eccellenza, Governolese e Castellana ci arrivano però col fiatone, quindi sarà molto molto delicato. E poi l'omaggio in chiusura alla medaglia di bronzo, campionati italiani di tuffi, Sara Borghi, 2 mesi fa era venuta a trovarci, oggi la omaggiamo con una bella intervista, sperando che sia anche di buon auspicio per tutto il 2017 che la vedrà grande protagonista. Allora, la partenza dedicata agli ospiti e do il benvenuto, torno a trovarci, ormai è un amico di Calciomania, il capitano della Poggese, con un bel applauso, Luca Brondolin. Ciao, buonasera a tutti. Sono molto amici i tre ospiti, lo preannuncio. Marco Goldoni, allenatore, ciao Marco, bentornato. Ciao. Marco Bellutti, giornalista ed ex presidente del Quingentole. Ciao Marco, benvenuto. Buonasera, ciao. Li avete visti, intravisti, scatenati, applaudenti, sono i primi calci del Porto. Fatevi un applauso, adesso tocca a voi. Allora, dopo li parleremo ovviamente abbondantemente con loro, nell'ultima parte, lo ricordo, Calciomania chiude ogni puntata con il settore giovanile che abbiamo in studio, quindi non mancherà il loro spazio. Iniziamo dai numeri del calcio mantovano, come da tradizione una fotografia tra Mantova e dilettanti del weekend. 4.507 come gli spettatori paganti in Mantova-Parma, uno spettacolo meraviglioso da togliere il fiato, che Mantova torna a vivere da protagonista. 7 come i punti nelle ultime 3 partite giocate per il Mantova, tra Maceratese, Bassano e Parma, filotto mai centrato fin qui in stagione, oltretutto le ultime 2 giocate senza capitan Caridi, squalificato, un segnale numerico importante nel momento chiave della stagione. 9 come le reti di Mattia Marchi in campionato. L'attaccante romagnolo torna al gol dopo l'infortunio e lo fa con un imperioso stacco di testa riequilibrando il match contro il Parma. 100 come le presenze tra i professionisti di Andrea Bandini festeggiate con l'ingresso contro il Parma per l'esterno, classe 94. 15 come i punti raccolti dal Mantova nel girone di ritorno dopo 10 gare giocate contro i 6 totalizzati nello stesso periodo dell'andata. Differenza ora a più 9. 6 come i punti del Mantova sul penultimo posto, oggi occupato dal Teramo. Se il margine sulla penultima dovesse salire a 10 da qui a fine campionato, il Mantova potrebbe essere salvo anche da quintultimo. 29 e 26 i punti con i quali Governolese e Castellana si presenteranno al derby di domenica di Castelgoffredo in eccellenza. La salvezza di entrambe le mantovane passa per le ultime 6 partite. Eccoci in studio, ora voliamo, prima parte di Calciomania con tantissime immagini e contributi, andiamo a vedere subito, le abbiamo citate poco fa, Castellana e Governolese, domenica agrodolce, anzi direi proprio decisamente amara per le due mantovane, poi abbiamo anche il calcio a 5, chiudiamo con le, ormai anche queste consuete, interviste da Sermide, seconda categoria, primo treno di servizi, eccolo. Un pareggio esterno in piena emergenza che muove la classifica e si rivela prezioso nella lotta a salvezza. La Castellana torna dalla trasferta di Vobarno con 1-0-0 nel quale si è fatta a lungo preferire ai bresciani. Biancazzurri privi di Bonizzi, Mambrini, Lauricella e Fornito si schierano dal via con Coffani, Brentoni, Cocchiari, Bianchi, Mariani, Napolano, Pini, Mazzali, Ottolini, Barra e Zanoni. Lo stesso Zanoni dovrà abbandonare per infortunio, distorsione, dopo pochi minuti. L'occasione più nitida della gara arriva all'81esimo quando Ottolini insacca ma da posizione irregolare e la rete viene giustamente annullata per una posizione di fuorigioco. Più fame e salvezza della Castellana rispetto al Vobarno, attualmente in piena lotta playoff. Nel primo tempo l'unico squillo è dei mantovani, alla mezz'ora Bianchi da punizione chiama l'intervento il portiere locale, risposta a seguire dei bresciani al 38esimo con lo Iacono a impegnare Coffani. A 10 dal termine, come detto, la rete annullata a Ottolini, finisce 0-0, la Castellana resta in zona playout.
Passo falso con rimonta subita che toglie un po' di leggerezza in casa governolese. I Pirati protagonisti nel primo tempo, ma poi la Bedizzolese ribalta la partita in 7 minuti nella ripresa ed esce dal Vicini con 3 punti meritati. La partenza di Bresciani è di spessore, Piccinardi chiamato subito all'intervento e O'Neill, stellina della Bedizzolese, a fare il bello e il cattivo tempo. Reagisce però la governolese che alza il baricentro e trova il vantaggio al minuto 25. Mor centra dalla sinistra, Saleri è il più abile a trovare la sfera dopo una deviazione e a portare così avanti i Pirati. Il secondo tempo vede l'11 di Gianluca Manini spegnersi un poco alla volta. Da piazzato la Bedizzolese trova il pareggio al 14esimo. Visconti, dimenticato dalla difesa mantovana, centra il pareggio. 7 minuti più tardi è sorpasso al Vicini. Da calcio d'angolo la Bedizzolese trova il 2-1. Il classe 98 Faini di testa fissa la vittoria esterna. Pirati KO con un punto nelle ultime 3. Domenica il derby a Castelgoffredo, né Pirati né Castellana ci arrivano con tranquillità. L'unico vero rammarico per la Bruschi Service Mantova Calcio 5 è non aver iniziato a vincere dall'inizio. Nella condizione di oggi la squadra biancorossa è la più forte del girone ed ogni avversario non ha storia. Anche nel turno di ieri la squadra di Mister Milella ha messo a segno l'ennesima vittoria per 6-1 contro l'MGM 2000. Un risultato che consente ai mantovani di posizionarsi per la prima volta in questa stagione secondi, lasciando così alle spalle l'Aveno e Cardano 2 punti. Il match del palazzetto di Lunetta di ieri non ha avuto complicazioni. I biancorossi hanno dominato l'avversario colpito dalle reti di Barbieri, Messaudi, Broccanello, Molofalemme e Siberiani. In classifica il Videoton Crema ha conquistato matematicamente la prima posizione e quindi la promozione in Serie B. In seconda posizione se la punta il Mantova Calcio 5 più che mai lanciato verso il miglior piazzamento per la disputa degli spareggi. La squadra di Mirella ritornerà in campo venerdì prossimo contro il Mazzo in trasferta, attualmente a metà graduatoria. Insomma, un episodio, quella punizione dal limite ha condizionato un po' tutta la gara, perché poi è trovato un gol inspiegabile, è passato in mezzo a mille gambe e non ha trovato nessuno che potesse buttarla fuori. E anche la partita è stata combattuta alla pari, il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, almeno a mio avviso. Loro sono sicuramente una bella squadra, però non ci hanno sovrastato, almeno oggi. Partita anche fisica, forse qualche fallo di troppo. È andata così, non ci è andata bene oggi. Contrariamente a domenica scorsa, effettivamente eravamo in campo, abbiamo dato tutto quello che avevamo. La fortuna in questo momento non ci arride, vuoi per gli infortunati, vuoi per gli squalificati, per tante cose. Insomma, non ho niente da rimproverare, ragazzi. Penso che anche il mister sia sulla mia stessa lunghezza d'onda. Nota positiva, due ragazzini che ci hanno dato una grossa mano, Tioli e Paganella, sono due ragazzi che giocano negli allievi e per me è stato un piacere poterli far debuttare oggi. Com'è stato il vostro debutto in prima squadra? Direi abbastanza faticoso. Rispetto agli allievi, categoria in cui giochiamo la domenica io e Marco, direi che è un po' più difficile come partita, però sicuramente molto piacevole e soddisfacente. Come diceva Mauro, molto molto impegnativo ed è stato un grande onore per me e penso anche per Mauro essere qui quest'oggi. Eccoci in studio. Allora, prima di andare a vedere la classifica, lo vedremo dopo la pubblicità, però chiedo ai nostri ospiti un accenno su Governolese e Castellana. Entrambe le abbiamo visto non vittoriose domenica. La Castellana in piena emergenza ha comunque colto un buon punto a Vobarno. Vobarno è in piena zona playoff. Governolo invece per la seconda domenica consecutiva nelle ultime 3 comunque perde in casa. Campanelli d'allarme che, Luca, partiamo da qui, precedono un tranquillo derby. Diciamo che il derby di domenica prossima per una delle due potrebbe essere pesante. Diciamo di sì, in caso di sconfitta di una delle due potrebbe essere veramente pesante, però questo è un mese dove le squadre fanno molta fatica in generale, si vedono molti cali, quindi penso che sia anche normale. Ecco, fisici intendi? Esatto, e anche mentali soprattutto. Quindi anche vicino all'obiettivo può esserci un... Esatto, una frenata, si diciamo avvicina così. Esatto, la fine della stagione, quindi insomma anche mentalmente non è facile sempre mantenere tutte le partite al massimo. Ecco. Per entrambe c'è la possibilità della salvezza diretta? Governo direi abbondantemente, esatto, anche Castellana. Spero per loro di sì, ecco, se recuperano qualche infortunato, qualche assenza. Fornito la Bricella prima di tutto, insomma. Esatto. Gli attaccanti, 13 gol in 2, mancano da molto. Marco Goldoni.
Ma è una partita sicuramente molto aperta a qualsiasi risultato. Di certo la Castellana non si può permettere di perdere, perché perderebbe a questo punto, ci sarebbe un divario di 6 punti, e sono tanti in questo momento qua della stagione. Credo che sia un po' sfortunata in questo ultimo periodo, perché ha molte assenze la Castellana. La Governolese, secondo me, ha sicuramente qualcosa in più dal punto di vista strutturale, intendo dell'organico. Quindi la vedo leggermente favorita rispetto alla Castellana, anche se la Castellana, io l'ho vista la partita dell'andata, è una squadra che corre tantissimo, e domenica hanno fatto secondo me un ottimo risultato contro un Vobarno che è molto in forma in questo momento qua, è dentro i playoff, quindi dà filo da torcere un po' tutte. Diciamo che la Governolese non deve sottovalutare la Castellana, assolutamente il viceversa credo non accadrà mai. Marco Bellutti, la Governolese te l'aspettavi così a tre quarti di stagione ormai ancora lì a definire una salvezza, o te l'aspettavi più in alto in classifica? No, io credo che abbia una posizione di classifica adeguata alla struttura costruita in estate, con nomi comunque importanti, ricordando però che l'eccellenza è una categoria altamente impegnativa, e quindi penso che vada fatto onore alla società di governo per il campionato che stanno disputando, perché con 6 partite ancora da giocare e la salvezza a vicina, portata di mano, vicina, o comunque vicina, credo che la dirigenza della Governolese meriti un applauso, insomma. Sarebbe un risultato, lo dico, l'ho detto anche settimana scorsa, la stessa frase, comunque sarebbe un campionato vinto come lo scorso per una salvezza in eccellenza. Le mantovane ultimamente ha detto molto male. La società del destra secchia del basso mantovano, dove forse la crisi economica è ancora più evidente, insomma, rispetto, sarebbe anche un segnale, dici tu, certo, importante anche per la storia recente, perché il governo, lo ricordiamo, 3 anni fa fu una retrocessione diretta senza troppi dubbi. DAC uguale un anno fa, conosciamo benissimo, quindi insomma sarebbe un bel segnale. Castellana che invece manterrebbe per il terzo anno consecutivo la categoria di eccellenza. Pubblicità, poi torniamo, abbiamo tanti altri gol da farvi vedere e tutte le classifiche da analizzare, e il Ponte ci aspetta tra poco. Calciomania. Bentornati a Calciomania con l'applauso dei primi calci del Porto, eccoli qua. Sono scatenati, alla fine parleremo molto con loro. Allora, secondo treno di servizi in partenza, e vediamo da dove partiamo. Da una pagina, e chiedo a Giuseppe Varotti in regia di lanciarla, eccola qui. Da una pagina amara in settimana, qui siamo in notturna, quarti di finale di Coppa Italia di promozione, Asola contro Louisiana e la Lombardia, la Coppa Lombardia appunto promuove gli ospiti. Questo è un episodio clou, ci torneremo fra poco. Espulsione diretta per Ruta, a fallo a metà campo, che in qualche modo contestatissimo dall'Asola, avremo anche un replay che farà chiarire meglio un po' la situazione, contestatissimo dall'Asola, che in qualche modo anche incide, non in maniera decisiva assolutamente, eccolo qua, c'è un fallo a metà campo, la palla si muove intanto, abbiamo visto, quindi tocca anche la palla, però francamente mi sembra eccessivo il rosso diretto a metà campo. Dopo chiederò anche agli ospiti cosa ne pensano. L'Asola, fatto sta che viene anche un po' scossa da questa decisione, non si riprenderà a dovere e prenderà anche la rete che abbiamo appena visto, della Louisiana appunto. Finisce 0-1 con quell'episodio che in casa Asola non è francamente andato giù. Estromessa quindi dalla Coppa, che poteva essere, lo ricordo, il pass per la promozione in eccellenza. Qui siamo a Casal Romano, finisce 3-0 il derby, direi a sorpresa per quanto fatto nell'ultimo mese. Casal Romano batte Casteldario 3-0 e i ragazzi di Davide Marmiroli in
nel dopo partita festeggiano così, 3-0 netto con Favagrossa grande protagonista. Ripeto, a sorpresa per quello che si era visto nell'ultimo mese, Casteldario che ha fatto 6 punti in 2 partite nelle ultime, Casaromano che veniva da un momento molto difficile, eppure qui ha stravinto. Dopo vedremo la classifica. Un derby che era un mezzo spareggio, il Marmirolo non poteva perdere, non doveva perdere a Suzzara, Suzzara doveva fare punti per definire gli ultimi appunto punti per salvarsi. Marmirolo che passa in avanti all'Italo Allodi con il gol del solito Tomasello, sempre più capocannoniere stagionale di prima categoria. Questo siamo al 50esimo, poi mette il turbo il Suzzara, padrone di casa, traversa e gol nel giro di 2 minuti a pareggiare i conti, è un altro bomber, grande cannoniere bianconero Bellini, che la mette dentro anche con una grande torsione ed è 1-1 immediato sotto la curva del tifo caldo degli Zara Rebels, eccoli qua, 1-1, direi che il Suzzara ormai ha poco da chiedere, la salvezza ormai è in tasca, il Marmirolo invece deve ancora lottare per i playoff. Scendiamo nei campionati giovanili, il campionato juniores regionale fascia A, lo ricordo la massima categoria di questa per questi ragazzi di juniores appunto, la Castellana però perde 3-1 in casa contro la Prodesenzano. Vantaggio anche bello, gradevole nell'azione corale della Castellana, firma per Teghella, poi però gli ospiti bresciani e Prodesenzano dilagano nella ripresa, ne fanno 3 nel giro di 9 minuti, Pedercini e Baroni, doppietta, ribaltano il risultato, adesso stiamo per vedere i gol. Quindi ripeto, Castellana 1, Desenzano 3, Governolese l'altra mantovana di questa categoria che nonostante la sconfitta di domenica 3-2 Rezzato è oltre metà classifica, Governolese a quota 38, la Castellana invece deve conquistare altri punti per avere la certezza di essere salve, a 31, quindi non ne mancano tanti, ma qualche punto soltanto per avere la sicurezza di essere anche l'anno prossimo nella massima categoria della juniores regionale. Scendiamo nei provinciali, qui decide il gol nello scontro al vertice, Curtatone Asola decide il gol che abbiamo appena visto, l'1-0 di misura dei ragazzi di Mister Maraldo che allungano così, sono a più 4 sul Curtatone, battuto appunto in questa partita. Scontro diretto che in qualche modo dà il primato all'Asola perché tutte e due viaggiano a dei ritmi pazzeschi. Asola prima, Curtatone secondo, vedono le finali, le semifinali per il titolo. Nell'altro raggruppamento, il girone B della juniores provinciale, stiamo per andarci, eccoci qua, Sant'Egidio San Pio contro Casteldario, finisce 1-0 per il Casteldario, decisa da una gran punizione di Vitaglione. Qui si giocava il terzo posto, ecco qui il piazzato, 1-0 da esterno, quindi col Casteldario che scappa via, 34, Sant'Egidio a 31, domina qui la Poggese e a 45, e con il Borgo Virgilio secondo ormai è già certa, Borgo Virgilio a 42, è già certa del pass per le semifinali, quindi Poggese e Borgo Virgilio ormai guardano agli spareggi. Scendiamo ancora, allievi regionali, e qui avevamo settimana scorsa ospite la squadra allievi del Governolese e suona l'ottava sinfonia, ottava vittoria di fila, 24 punti su 24, qui è un 4-0 netto sul Torrazzo, le reti, le cito volentieri, di Salerno, Basso, Senatore e Trombini, Governolo punti 24, Veronese 21, Curtatone e Soresinese 16, le altre mantovane 13 punti per il Sermide, grande esultanza intanto a Governolo, Canetese 8, Marmirolo 7, direi che questo girone dà delle soddisfazioni alle mantovane. Chiudiamo il secondo treno con il campionato giovanissimi, qui segnalo agli spettatori a casa, guardate a Sustinente la meraviglia degli spettatori sull'argine in macchina, perché non scendono dalla macchina, ci sono in macchina appostate e guardano la partita. Athletic Borgo Virgilio finisce 1-1, Cavallini, gol, eccolo qua, per l'Athletic, risponde il Borgo Virgilio nel secondo tempo con il gol, eccolo qui, pareggio di 10. Ci sarà anche un rigore parato in maniera eccezionale da Varliero, lo stiamo per vedere a Cavallini. Direi mano di richiamo, grandissima parata per il campionato che stiamo raccontando. Lo vediamo fra poco. Questo girone, la Mantovana Junior domina a 16 punti. Borgo Virgilio qui impegnato a 10, ecco il rigore a cui facevo riferimento. Qui non lo sbaglia ma la para. E Athletic a 5 punti. Questa è l'ultima partita che gli proponiamo per ora, dopo abbiamo altri contributi. Allora, è il momento dell'analisi, delle classifiche arriveranno tutte, però prima di
parlare delle classifiche introduco una pagina che sta molto a cuore a due nostri ospiti. E c'è un contributo, un altro, andiamo adesso a Poggio, allo stadio comunale di Poggio. Chiedo a Giuseppe Verotti di lanciare, eccolo lì, il contributo sta arrivando, poi torniamo in studio. Questo significa essere una squadra, ragazzi, o convinciamo tanta gente a donare il 5 per 1000 per noi, altrimenti non combineremo un granché. È il ponte, ragazzi! Allora, eccoci qua, siamo a raccontarvi. Queste sono le riprese che poi si tradurranno in uno spot benefico che la cooperativa sociale Il Ponte, con sede a Sermide ma che opera in tutto il destra e sinistra Secchia, ha realizzato con Telemanto. Questa è una citazione, credo, nobile del discorso di ogni maledetta domenica. E qui ci sono due interpreti che vedete lì in maglia blu, Marco Goldoni, adesso qualche faccia la riconoscerete, Marco Goldoni e Luca Brondolin, che sono i nostri ospiti. Parto da Marco, prima di andare sulle riprese, perché tu lavori al Ponte da anni ormai. Ti chiedo, cosa ti dà essere parte di questa cooperativa sociale? Allora, innanzitutto dico, io lavoro al Ponte ormai da 12 anni, quindi ho cominciato nel 2005. Giovanissimo. Per me girare questi spot pubblicitari di campagna per il 5 per 1000 è un motivo di grande motivazione. Per questo noi come cooperativa è chiaro che svolgiamo un servizio per tutte le famiglie, certo. Abbiamo oltre 100 famiglie. Tante. Sul territorio mantovano, del destra e del sinistra Secchia. Quindi molto ampio come bacino. Sì, esatto, abbiamo 4 servizi, uno a Sermide che poi è la sede della nostra cooperativa, poi un servizio a Poggio Rusco dove lavoro io, okay. Abbiamo un servizio nel sinistra Secchia che è Gonzaga, Pascoletto di Gonzaga, okay. Di Palidano. E poi abbiamo un altro servizio che offre un housing sociale come Casa Matilde, dà l'opportunità ai nostri ragazzi anche di passare delle notti, no? Per dare un residenziale. Quindi è chiaro che offriamo molti servizi. Uno dei grandi servizi che stiamo facendo in questi anni è proprio il 5 per 1000, che è chiaramente un bisogno che abbiamo per sostenere quelle che sono le nostre attività di tutti i giorni, i nostri centri diurni. E per questo è chiaro che bisogna anche ringraziare quello che è il nostro consiglio di amministrazione, con Simonetta Belintani che è la nostra presidentessa, e non va dimenticato nemmeno Alessandro che è il nostro, diciamo così, fundraiser, colui che cerca di ottenere fondi, ideatore esatto di questi spot. Sono anche molto divertenti, perché sono molto divertenti. Molto divertenti, esatto. Perché poi c'è la citazione di ogni maledetta domenica, ma c'è anche il calcio, il prima, durante e dopo, lo spogliatoio, la partita, il tiro. Luca Brondolin qui in veste di attore, possiamo dirlo così? Assolutamente sì. Anche, ti sei divertito, immagino. Mi sono divertito tantissimo, avete anticipato, sono stato chiamato in causa insieme a due miei compagni. Ho passato pure. Thomas Bacchiega e Manuel Gavioli. Ok. E devo dire che ho passato una mattinata veramente splendida, perché le gioie e le emozioni che ti danno questi ragazzi sono indescrivibili, sul quello serio. Quello che non manca mai, sì. Abbiamo avuto anche altre cooperative, sì. Sociali a Calciomania, quello che non manca mai è il sorriso, Marco, è la forza, direi. Il sorriso poi nasce da questi momenti di integrazione molto forti, no? Con il territorio. Questo è quello che studiamo noi e lavoriamo tutti i giorni, no? Per offrire ai nostri ragazzi queste grandi opportunità. Abbiamo la fortuna anche di avere il territorio che ci ospita e ci vuole molto bene, come quello di Poggio Rusco, come un po'... Deve essere un dialogo, esatto. Notevole, è importante, continuo, esatto. È continuo, è giornaliero, quindi... adesso dopo tanti anni, ormai sono 20 anni che ci siamo noi, no? Quindi una bella storia dal 97, è una bellissima storia e abbiamo la fortuna comunque di avere un tessuto sociale molto importante che ci accoglie e quindi... Quanto ti ha dato nella, sì. Formazione e anche nella vita che poi è stata molto importante per te, nella vita sportiva, l'essere a contatto con questi ragazzi da ormai, dicevi tu, più di 10 anni? Sì, tanto. Tantissimo, nel senso che poi capisci che la vita reale è la vita di tutti i giorni, è quella che poi vivi anche al servizio, no? E quindi con questi ragazzi. E devo dire che tutte le volte che vado a lavorare, no? Che vado al servizio, io
mi capita di avere il sorriso e quindi non è, poco. È una cosa che non poi quando mi fa andare sul campo di calcio ancora di più, ancora di più. Sì. Allora adesso voltiamo pagina leggermente perché coinvolgo sempre Marco Goldoni con l'altro nostro ospite Marco Belluti, perché adesso ve lo faccio vedere, qui c'è un hashtag, una panchina, vedete, una panchina per Goldoni, l'ha lanciata qualche settimana fa ormai Marco Belluti su Facebook, richiedendo a gran voce che una squadra insomma di alto livello, diciamo Marco, dia assicuri una panchina a Marco Goldoni. Com'è nata l'idea intanto? No, l'idea intanto è nata parlando con Marco, che non allena dalla chiusura della stagione scorsa, quando era la guida della DAC, quindi chiedendo: Marco, hai trovato qualcuno, una squadra che ha chiesto? No. Quindi in tempi di social network, così da una mia fantasia, da un'idea mia, perché diciamo lo merita, è nato l'hashtag una panchina, ecco, per Goldoni, ti faccio vedere. Marco Goldoni lo conosco da bambino, cioè, ha sempre vissuto di calcio, continuerà a farlo ovviamente, però insomma, vista la passione che lui ci mette per riuscire ad arrivare dove lui vuole arrivare, credo che siccome il nome è conosciuto a livello provinciale e sicuramente anche fuori della provincia di Mantova, io credo che sia una persona che merita di avere l'occasione che lui vuole avere in cuor suo. Quindi, allora, tu lo conosci da amico, da una vita, però da allenatore, che allenatore, come puoi definirlo? È meticoloso? Ma secondo me è un caratteriale convinto delle sue idee e le porta avanti seguendo quella che è la sua strada, senza lasciarsi trasportare dalle emotività che ti può dare una piazza piuttosto che un'altra. Oh, beh, direi che un applauso lo merita, possiamo fare un applauso. Luca Brondolin, sottoscrivi anche tu questo hashtag? Assolutamente sì. Ok? Sì. Dall'anno prossimo ormai, perché ormai siamo ormai esatto, in chiusura. Che allenatore è Marco Goldoni? Io ho passato un anno con lui ed è stato un anno fantastico. A Ostiglia, lo ricordo. Esatto, nella DAC. Le motivazioni che riesce a tirarti fuori sono veramente immense, infinite. Cioè, è una cosa indescrivibile questa. Debuttare in eccellenza, come è stato? Promozione eccellenza, la DAC, insomma, ti ha subito messo alla prova come allenatore, Marco. Guarda, il debutto in promozione no, non me l'aspettavo così, ma lo sognavo. Devo dire che ho avuto la facilità di trovare dei ragazzi veramente disponibili. Luca ne è l'esempio. È chiaro che dove va fa bene, tutti lo vorrebbero, è anche uno di quei ragazzi, no, che hanno passione e attaccamento ai colori, ma davvero, sono molto legati al proprio territorio e quindi è indispensabile avere giocatori di questo tipo qua, ti riescono a fare un salto in più anche. Non solo la tecnica ovviamente. Esatto, ma non ha solo qualità tecnico-tattiche, ma molto umane, molto importanti, e quindi questo è l'essenziale. E poi credo che l'eccellenza, come diceva anche prima Marco, no? Ha quel gradino in più, per sì, cui non basta solamente metterci carattere, voglia, determinazione, ci vuole anche insomma una struttura dietro davvero molto importante. Cambia anche il metodo di allenamento, credo. Cambia perché tantissimo, potrebbe essere un allenamento in più, è chiaro che può cambiare l'orario, esatto, la difficoltà anche di alcuni giocatori che fanno un certo tipo di lavoro si può far sentire, vediamo che ci sono realtà sono tante le quasi professionistiche, quindi insomma il saltino si sente, si sente. Va detto, ogni anno poi ci sono 4-5 squadre che hanno organici che nulla hanno a che fare con quella categoria. Arrezzato quest'anno, cioè, si è permesso a dicembre di prendere 3 giocatori dal Manto, quindi capiamo che è uno scalino, lo dicevano un po' tutti, enorme. Allora, pubblicità, poi abbiamo tutte le classifiche da analizzare, arrivano tra poco.
Bentornati a Calciomania, eccoli i primi calci del Porto che fanno un bel applauso, eccolo qui. Arriva, arriva, bel applauso. Allora, stiamo all'analisi delle classifiche dilettanti, partiamo dall'eccellenza. Là davanti, le due mantovane abbiamo già viste poco fa negli highlights, 29 punti la Governonese, 26 la Castellana, abbiamo più o meno analizzato. Ricordo il gap di 7 punti, attualmente sarebbero proprio 7, tra la Castellana, quindi quintultima, e la Ghisalbese penultima. Se a fine stagione saranno 7 o più punti, ci sarà una retrocessione diretta in più della penultima, in questo caso la Castellana sarebbe salva, però va fatto un punto in più fino a fine stagione della Ghisalbese per essere sicuri. Velocemente, ve lo richiedo rapidamente, Marco Bellutti, si salva anche la Castellana? Situazione in salita, però il tempo c'è, il derby per la squadra di Castelgofredo diventa fondamentale. Derby fondamentale, Marco, si può salvare diretta? Ce la può fare. Marco e poi Luca. Anche secondo me, soprattutto per i 7 punti. I 7 punti diciamo che sono lo strumento attraverso il quale prendersi la salvezza diretta. Andiamo in promozione e qui c'è più eterogeneità nelle situazioni delle mantovane, perché c'è chi guarda i playoff come il San Lazzaro, ma occhio perché la bassa bresciana rischia di scappare. E laggiù, va detto, il Casalromano con quella vittoria sul Casteldario mette quasi una pietra sulla salvezza. L'Asola si è rifatto dalla sconfitta che abbiamo visto in Coppa mercoledì, ha vinto molto bene contro la Verolese, quindi vittoria preziosissima. E qui chiedo, siamo molto destra secchia, molto ostigliesi come tendenza, partiamo da Marco Bellutti, scenario per la DAC, salvezza diretta è possibile o saranno play-out? È possibile, ma la DAC domenica ha una partita fondamentale secondo me contro il Rodengo Saiano. Un scontro diretto dove la DAC deve incamerare i 3 punti se vuole pensare alla salvezza diretta. Beh, è un'altra situazione, mi suggerisce, anche perché se qualora vincesse, tocchiamo ferro, esatto, andrebbe comunque a più 7 dalla penultima. Sarebbe quella distanza che abbiamo visto in eccellenza. Uguale per l'eccellenza, quindi però anche lì sarebbe importante. 3 punti in una gara che domenica arriverà al Mazza. Da non sbagliare, insomma. E non bisogna sbagliare, no. Delle altre mantovane che hai visto, qual è che secondo te è più deludente rispetto a quello che ti aspettavi? L'Asola. Asola, sicuro. Quella più o meno, diciamo, che era il trend da inizio stagione, che diciamo aveva altre ambizioni. Sì. Decisamente. Allora, DAC, Marco Goldoni, cosa puoi esporti? Adesso guardavo la classifica, allora abbiamo in fondo alla classifica, mancano mi sa 2 punti, sì, perché al Real Dor. Real Dor è dato a 20 perché 20. Real Dor sono 30, okay, del Breno. Sono, okay, 30 punti quelli del Breno perché hanno sbagliato i cambi. Quindi in Breno Real Dor, e quindi sarà 3-0 tavolino per il Real Dor che sale a 20. Sale di 2, quindi non c'è una squadra materasso, non ci sarà fino alla fine, però, ma il Breno in qualche modo rimane lì. Però io ho visto 2 partite del Casteldario, tra l'altro quando aveva vinto le 2 di in casa di, sì, seguito. Secondo me Verolese e Real Dor, ma anche Rodengo, sono un gradino sotto la DAC e l'Asola. Ci stai dando delle buone notizie, anche, dai, per le mantovane. Potrebbero anche sì, farcela, sì. O insomma salvezza diretta o via play-out. Luca, anche a te, da ex DAC, cosa ne pensi? Cioè, diciamo che domenica è un crocevia fondamentale, perché se batte Rodengo aumentano i punti di vantaggio e quindi... E poi l'autostima, esatto, vola, sale, 5 dalla fine sarebbe. Sale quindi tantissimo, anche perché comunque le ultime partite se le giocano con tutte, anche con le squadre di alto livello. Per l'Asola mi aspettavo qualcosa di più anch'io, come per il Casteldario, anche se adesso è fuori dalla zona play-out, però insomma... Bertolini al Casteldario lo segui ovviamente, certo, dopo un'ottima prima parte di stagione appoggio, sta segnando anche a Casteldario, certamente fa la differenza anche lì, direi abbondantemente. Assolutamente. Prima Luca, sì, poi Marco. È un giocatore che in prima categoria non c'entrava assolutamente nulla e in promozione fa la differenza, quindi lo evidentemente cioè, esatto, è di una categoria superiore ancora. Che giocatore è Bertolini? Guarda, Marco, è un 79, sì, ha già 38 anni quest'anno, sì. E ha fatto 8 gol nella Poggese in prima categoria, ne ha fatti 5/5, mi sembra 6, da quando è arrivato, da gennaio. Da dicembre-gennaio, insomma, Castellano. Un giocatore di quel tipo lì, in mezzo al campo, con quel carattere e quei piedi, non lo trovi. Cioè, è chiaro che il Casteldario, quando è arrivato lui,
ha potuto respirare di più. Sì, assolutamente. Poi ha ritrovato anche gli attaccanti, perché Boselli e Ndiaye hanno ritrovato il feeling, ma lì in mezzo c'è una garanzia. Anche a te, Marco Belluti, chiedo, l'hai visto benissimo a Ostiglia, che giocatore è Bertolini? Ripetiamo, a 38 anni è decisivo. Non ha detto Luca e Marco, insomma, giocatori di un altro pianeta per questi ambienti, per il panorama calcistico mantovano, un fuoriclasse. Insomma. Peccato non averlo visto tanto nel mantovano, è arrivato solo, credo, da voi, ad Hack, quindi sì. Insomma, negli ultimi anni ha fatto altre grandi imprese, ma fuori da Mantova. Andiamo adesso, allora, un accenno, lo chiedo a Marco Goldoni sul San Lazzaro, non abbiamo parlato, sì, San Lazzaro, sì, del tuo amico Alessandro Cobelli, deve stare attento alla bassa, però i playoff sono alla portata. Sono stato domenica, appunto, della partita. E, dai, è stata una giornata secondo me storta, credo che anche le assenze abbiano influito sul risultato, quindi sono convinto che San Lazzaro dovrà riprendersi immediatamente già da domenica, ne ha tutte le possibilità, sta facendo un ottimo campionato, un ottimo lavoro, quindi ci sono tutte le possibilità per rimanere dentro i playoff, non si devono demoralizzare, devono alzare la testa e ripartire subito. Sembra avere un po' fermato il tempo, perché se faccio qualche nome, beh, a parte Cobelli che è in panchina, ma Bevini, Visentini, Muraro, insomma, sembra di tornare al 2009-2008, Salardi, 2008-2009 governo, 2009-2010, giù di lì. Arduini, sì, sì. Arduini, esatto, Pepe Arduini. Pepe Arduini. Bella, bella squadra. Sì, sì, è una bella squadra, guarda, è una squadra compatta, domenica hanno trovato davvero una squadra molto forte, anche fisicamente molto forte contro, ma è una bella squadra, è un gruppo davvero compatto, quindi hanno tutte le possibilità per stare lì. Se la giocano fino alla fine. Andiamo in prima categoria, qui una mantovana alla bottiglia in fresca ormai da ottobre, e credo che a Goito fanno gli scongiuri, è ovvio, però 8 punti a 6 dalla fine vuol dire che hai in mano il tuo destino, diciamola così, poi fate gli scongiuri che volete. 59 punti per lo Sporting, 51 per il Calcinato, 46 Curtatone, 41 il Marmirolo, che oggi sarebbe lì in bilico perché ha 10 punti comunque dal Calcinato, che è secondo, ha appaiato la Pieve. La Poggese di Luca Brondolin è appena fuori, quindi il dato è che non basta essere nella zona verde per essere nei playoff, Luca. Esatto, perché ci sono 10 punti dal Marmirolo e dalla Pieve, che sono quarta e quinta dal Calcinato, e quindi non si farebbero i playoff per quella squadra. Cosa serve adesso per rientrare? Fortuna, il calendario giusto? Sì, allora, diciamo che abbiamo molti infortunati in questo non periodo. Aiutano. E quindi non aiutano gli allenamenti fatti bene, con intensità, eccetera, eccetera. E quindi solo con tanta forza di volontà se ne esce. Speriamo di rientrarci, ecco. Quelle che hai davanti, citiamo Marmirolo e Pieve perché direi che il Curtatone è già fuori portata, hanno qualcosa in più della Poggese o, per come le hai viste, sono al vostro livello? Allora, la Pieve assolutamente no. Il Marmirolo mi ha stupito, merito del mister secondo me, che sta facendo un ottimo lavoro. E abbiamo pareggiato l'andata, adesso abbiamo lo scontro tra un paio di giornate. E molto si deciderà evidentemente, molto in si un deciderà, modo certo, certo. Per entrambe. Domenica Poggese che ha pareggiato a Porto, il Porto diciamo che è una scheggia impazzita, mi viene da dire così, perché quest'anno ha battuto le grandi, eppure lo vediamo in classifica, è in piena zona play-out, quindi riesce a fermare praticamente chiunque, però evidentemente la continuità non la possiede. Là dietro, vediamo da Marco Goldoni, tutto è scritto, perché insomma fino a Sarginesco direi che possono abbastanza stare tranquilli, il Porto andrà ai play-out. Tradotto. Sì, penso proprio di sì. Sarginesco ha avuto un girone di ritorno, secondo me, importante, perché ha fatto macinato un sacco di punti. Lo ricordavo lì, invece Porto è chiaramente invischiato nella lotta a salvezza. Sorpresa in positivo e in negativo di questa stagione, ormai siamo quasi alla fine, possiamo dirlo. Quella che ti ha veramente fatto ricredere in bene e nel male. Allora, la sorpresa in positivo, penso, come diceva Luca, adesso Marmirolo molto giovane come squadra, quindi va squadra detto. Molto giovane, sì. Ma un attaccante veramente forte. Quest'anno diciamo che ha confermato tutto ciò di cui aveva fatto intravedere Tomasello. Esatto, Tomasello, attaccante veramente bravo, poi insomma
non sta a me dire, ma il mister è una bomba, ecco. Condivido. Lì non serve l'hashtag perché ce l'ha la panchina, ma serve l'hashtag, esatto, anche esatto. Per sempre un hashtag per Rossi ci sta. Delusione, ti, delusione. Dico la verità, chi mi aspettavo di più, vabbè, era di vedere il calcinato primo. Dico, guarda, è la verità. Ha una squadra veramente, veramente forte. È una squadra che anche così in promozione potrebbe fare bella figura, sì. Cioè, ma i piani alti. Quindi, insomma, me l'aspettavo più su delle nostre, su Zara, credo che sia un po' la delusione del campionato. Condivido, condivido in pieno. Marco Bellutti, anche te, il meglio e il peggio, diciamo così? Beh, il meglio io ti dico Sporting Club, perché 8 punti di vantaggio a 6 dalla fine sul calcinato, che come diceva Marco Goldoni è una squadra importante, forse anche di altra categoria, è un campionato stratosferico quello dello Sporting Club. Delusione. La delusione su Zara. Su Zara condividiamo. Diciamo che il calcinato ha avuto anche un budget da fuori serie, così come va detto, su Zara aveva ambizioni di ben altro livello. Sì. Il Porto sarà l'unica mantovana che fino alla fine avrà qualcosa da sudare da davanti, insomma, tutto è bene quello che arriva, diciamo così. Seconda categoria, velocemente abbiamo anche la classifica di seconda, qui c'è ormai sempre più un divario netto tra la prima e le altre che però hanno tutto da conquistare ancora in termini di playoff. Parto qui da Marco Bellutti. Tanto se hai una squadra preferita, qui se hai degli amici, dei tifi per qualcuna, e poi insomma là davanti, no, chi è sicuro, cioè chi è che può andare più off ormai? Beh, vabbè. Dimmi tu. È difficile dirlo perché dall'Iveco su Zara al Moglia sono tutte attaccate, una rimarrà fuori, il Sermide secondo me è troppo lontano, però una tra Iveco, Medolese, Poponesco, Futura e Moglia resterà fuori. Assolutamente. Qui non saltano i playoff perché sono tutte lì, direi sicuri. Hai degli amici, tifi per qualcuno qua dentro? No, poi esporti, eh. Ma conosco, conosco vari ragazzi della Pievese, comunque credo che il campionato della Pievese sia comunque positivo. Ne ho promossa a metà classifica, a 6 dalla fine. Ha fatto un gran girone d'andata la Pievese, ricordiamo. Partita molto bene, però, cioè, traguardo raggiunto direi. Salvezza tranquilla. Niente da... Applausi ai mister modenesi. Marco Goldoni, Rapid va su, insomma ormai quasi tutto scritto. E se hai una favorita, una preferita, dimmi tu. Ma Sermide potrebbe entrare dentro. Giustamente, il ponte di Sermide. Giustamente. Sermide ha detto, ha perso questo scontro dietro l'Iveco. Credo che Guicciardi sarà un po' infuriato, ma insomma ci sta. Luca. Beh, Rapid vedo che sta andando, spero per l'Iveco su Zara, che c'è il mio amico Baratti, il mio ex compagno di squadra. Questo è il momento migliore, gli amici degli amici tifano per sempre, per tutti. Quindi spero che arrivi ai playoff e che li vinca, ecco. Diciamo che ha tutte anche le potenzialità, perché ha un organico molto molto importante. Allora, pubblicità, poi abbiamo lo spazio dedicato ai ragazzi del Porto, i migliori gol, e chiudiamo con Sara Borghi tra pochissimo, non mancate.
Bentornati a Calciomania, c'è un bel applauso che arriva dai primi calci del Porto, eccoli qua. Allora, tra poco tocca a loro, al loro allenatore e soprattutto alle loro, alla loro cultura calcistica, perché ogni settimana ci sorprendono. Adesso facciamo una minima pagina sul calcio amatoriale, perché qui abbiamo Marco Bellutti, che è giornalista, corrispondente per la Gazzetta da Ostiglia, ma è anche stato per diverso tempo presidente del Quingentole. Abbiamo una maglia bellissima della Flu, Fluminense, ovviamente questa è del Quingentole, che prende... Copiata della Fluminense. Esatto, prende ispirazione, mi viene da dire. Sì. Qual è il bello del calcio amatoriale, Marco? Cos'è che ti dà un calcio, un'esperienza di calcio amatoriale? Beh, un'esperienza di calcio amatoriale credo che renda più forti i legami di amicizia tra le persone, fondamentalmente. Poi gli obiettivi, vabbè, cioè fanno parte dello sport, e è bello raggiungerli, e con la maglia che vedete lì è stato stupendo sognare, perché comunque 2013-2014 abbiamo portato un paese di 1200 persone allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Marco Goldoni era in campo, può ricordare quella stagione che ha vissuto. Al dono dell'ubiquità, Marco Goldoni, era anche al Martelli. Incredibilmente sì, incredibilmente sì. E calcio amatoriale, insomma, credo sia fondamentalmente importante proprio per permettere a chi ha la passione per il calcio, ma non ha magari la qualità per emergere in determinate categorie, di svolgere comunque la propria passione in compagnia degli amici. Collante sociale, insomma, sì, territoriale, così, diciamo, ovviamente così. Con delle belle tavolate, piene, birra non manca, credo. Vabbè. Assolutamente, quello è il bello, no? Marco, anche. Maglia Fluminense, maglia Quingentole a Martelli. Beh, sai, per che me anno, scusami, sempre 2013-2014, quindi due anni. Quello è stato il mio ultimo anno da calciatore, no? Mentre facevo il collaboratore a governo in eccellenza. Ho passato un anno con gli amici, giocando, divertendomi nel paese. Devo dire che ha portato un entusiasmo incredibile che non mi aspettavo, perché anche per me è stata una novità, che non ho mai giocato a questi livelli amatoriali, però è stato bello vedere un po' tutti gli amici al bar che vivevano con entusiasmo, con un trasporto, con tutte le famiglie, tra l'altro, che sono venute al Martelli a seguire. Insomma, una bella festa. Sì, no? È stata una cosa per il nostro paese, per la nostra comunità, veramente emozionante. Sì, sì. Storica anche, a suo storica, modo. Sì. Anche storica. È stata. Sì. Luca Brondolini, la tua esperienza, avrai degli amici che giocano negli amatori, adesso forse non è la priorità quella della disciplina fisico-atletica, però c'è il divertimento che è fondamentale. Certo, ho gli amici del Bar La Torre Poggio Rusco, che è due anni che vincono il campionato, quindi sono anche fenomenali, veramente bravi, sì. Però sì, è proprio il gruppo che hanno il sabato, gli aperitivi insieme, cioè... Quello è il bello, dai. Esatto, le cene passate durante la settimana, no? La convivialità. Sì, sì, bellissimo. Allora, di bello in bello andiamo a vedere i migliori gol della settimana. Ricordo, a fine anno ci sono, saranno selezionati i migliori dell'anno con dei bei premi. Ecco i due gol della settimana. I migliori gol della settimana sono offerti da... Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei mantovani. I migliori vini sfusi e in bottiglia, dal Lambrusco Mantovano DOC ai Lambruschi di Grappello Ruberti del Vicariato di Quistello, i bianchi, il Vincot e tante altre sfiziosità. Grossi Store, l'utile e il dilettevole. Un self-service all'ingrosso e dettaglio per scuola, ufficio, negozio e famiglia. Da oggi anche con servizio di grafica e stampe. Vieni a scoprire il mega store di cartoleria anche il sabato pomeriggio. Gol della settimana sono stati offerti da Cantina di Quistello, da sempre la cantina dei mantovani. Ti aspettiamo nel nostro wine shop a Quistello di Mantova. Grossi Store, il mega store di cartoleria, è a Curtatone, località 420, via dell'Artigianato.
Per il secondo anno consecutivo Calciomania premia i migliori gol dell'anno. Ogni settimana in trasmissione saranno selezionate le reti più belle del weekend dilettantistico e giovanile. A fine anno il vincitore del miglior gol giovani avrà un buono spesa di 500 euro da utilizzare presso il Grossi Store di Curtatone. Il vincitore del miglior gol dilettanti avrà un buono di 500 euro da utilizzare presso il wine shop della cantina di Quistello tra vini e prodotti tipici del territorio quistellese. Per vedere in onda i gol delle vostre partite dovete inviare filmati in buona qualità video a telemantova@libero.it. Ci vediamo martedì prossimo a Calciomania. Eccoci nuovamente in studio, è il momento di un omaggio, l'abbiamo detto poco fa anche in inizio trasmissione, a una campionessa mantovana, Sara Borghi, è venuta a Calciomania a fine dicembre, vi abbiamo raccontato una pagina del meglio dello sport mantovano con lei, Elena Leoni e Giancarlo Masini, a chiudere un ottimo 2016, ma il 2017 per lei è iniziato anche meglio, domenica scorsa è arrivata terza, per la prima volta, medaglia di bronzo per una mantovana nei tuffi indoor, campionati italiani, abbiamo incontrata, eccola. Terzo posto ai campionati italiani indoor di Trieste, il punto più alto fin qui toccato da Sara Borghi. La giovane tuffatrice della canottiera Mincio ha conquistato il bronzo dal trampolino 3 metri col punteggio di 189,65. Un'altezza che negli ultimi mesi pensava di abbandonare privilegiando il metro e che invece le ha fornito la consapevolezza di poter lottare per traguardi sempre più rilevanti. Tanta soddisfazione e tanta voglia di migliorare, perché è stato proprio uno stimolo, la medaglia mi ha aiutato a capire che c'è da lavorare tanto per arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati. Quali? Le Universiadi a fine agosto e riconfermarsi sul podio ai campionati italiani estivi. C'è un tecnicismo, i coefficienti che nei tuffi danno il pass per i grandi appuntamenti, lì lavorerai credo nel breve. Sì, infatti dal metro ci siamo già riusciti, li abbiamo inseriti a questa gara, da 3 metri l'obiettivo è inserirli, se non tutti, nella prossima ai campionati italiani estivi per agguantare la qualificazione, diciamo. Quanto conta nella crescita l'impiantistica? Beh, sicuramente conta tantissimo, perché io sono andata a Roma già 2 volte e sono migliorata grazie all'impianto, grazie soprattutto alla palestra che non c'è a Mantova. Mi sono accorta che la palestra è veramente utilissima. A soli 19 anni sta scrivendo la storia provinciale dei tuffi. Mai una mantovana aveva infatti conquistato una medaglia nazionale, ma il suo sguardo è già sul domani e su nuove tappe di crescita. Chiedo un applauso per Sara Borghi, possiamo farlo? No. Bocca al lupo, perché ha delle altre grandi tappe da conquistare nel 2017. Adesso è il momento dei piccoli del Porto, i primi calci, partiamo dall'allenatore ovviamente, come sempre, buonasera, benvenuto, buonasera. Eccoci qua, le chiedo, quanto è bello allenarli, quanto è difficile, se è difficile, o quanto si diverte con loro? No, ci si diverte perché si è sempre pronti a imparare, io imparo grazie anche a loro, dà poi molta soddisfazione insomma vederli imparare, giocare e stare insieme insomma. Difficoltà ci sono o non ci sono? Ma no. Difficoltà finora non ne ho incontrate. Cos'è la priorità per quell'età? La tecnica, lo stare insieme? Allora, innanzitutto secondo me è lo stare insieme e la disciplina, poi viene tutto il resto, piano piano bisogna insegnargli a, come ho detto prima, diciamo l'attività di base, che però è stato fatto un buon lavoro con loro, con la scuola calcio del Porto, sono stati molto bravi, quindi sono arrivati diciamo da me già pronti con le basi del calcio, lo stop, il passaggio, quelle cose lì le sanno già fare benissimo, per cui non è poi difficile fare il resto insomma. A livello di impiantistica, poi andiamo da loro, Porto direi che siete messi molto molto bene, sì, è fondamentale, ci difendiamo, anche, direi proprio di sì, è fondamentale anche per loro, perché sì, insomma, sì, trovare sì, dei campi degni, delle strutture sì, su quello non c'è. Siamo contenti insomma su quello. C'è molto di peggio di Porto Mantovano, certo, di Mantova adesso. Andiamo da loro, allora uno alla volta mi dite nome e cognome, vi presentate, che squadra ti fate, che giocatore e anche quanti anni avete. Partiamo da te, ciao. Io mi chiamo Marco Scarpati, ho 8 anni e la squadra che tifo è il Napoli. Ho 3 giocatori che mi piacciono, Insigne, Calejón e Hamsik. Non avevo dubbi, sono tutti Napoli. C'è l'applauso da Giuseppe Barotti in regia, ciao, siamo io qua. Io mi chiamo Pietro Veneri,
tifo Juventus. I miei due giocatori preferiti sono Cristiano Ronaldo e Dybala. Non male. Ciao, eccoci. Mi chiamo Mattia Canavacciuolo, tifo Napoli. I miei giocatori preferiti sono Messi, Hamsik, Mertens e Cavani. Grande, grande. Io mi chiamo Antonio Scaravaggi e ho 8 anni. Tifo la Juve, i miei giocatori preferiti sono Dybala, Borriello e Higuain. Anche Borriello, abbiamo anche Borriello. Prego, ciao. Ciao, mi chiamo Jonathan Mazzucchini, ho 8 anni, tifo Juve e il mio giocatore preferito è Cristiano Ronaldo. È la mia parte preferita di Calciomania, lo dico sempre, siamo qua. Mi chiamo Diego Lorenzin, ho 8 anni e tifo Juventus. I miei tre giocatori preferiti sono Terry, Dybala e Pogba. Terry, Dybala e Pogba, che cultura calcistica, 8 anni, eh. Mi chiamo Federico, ho 9 anni e la mia squadra preferita è la Juve. Ok. E i miei due giocatori preferiti sono Dybala e Higuain. Coppia d'attacco della Juve. Eccoci, ciao. Mi chiamo Lucia Piccoli, ho 9 anni, la mia squadra preferita è la Juventus e i miei giocatori preferiti sono Sissoko, Pepe e Dybala. Fatele un applauso. Brava. C'è anche Sissoko. Mi chiamo Pietro Baratti, ho 9 anni, tifo il Milan, il mio giocatore preferito è Donnarumma. Gigio Donnarumma. Mi chiamo Andrea, ho 8 anni, sì. Tifo Juve, okay. E i miei due giocatori preferiti sono Buffon e Dybala. Buffon e Dybala, qui abbiamo Brondolini che va bene comunque. Mi chiamo Giovanni Parafioriti, ho 9 anni e tifo Milan e i miei giocatori preferiti sono Donnarumma e De Lufeu, attenzione. Applauso a tutti voi, bravissimi. Quello che sorprende è sempre la cultura calcistica che i bambini, i ragazzi hanno e noi magari a volte la sottovalutiamo. Chiudiamo con un accenno alla logistica, l'abbiamo chiesto al porto, l'ha detto Sara Borghi, è fondamentale. Senza gli impianti, senza i campi, le strutture, non si va da nessuna parte, Marco. Beh, un problema che abbiamo noi nel nostro territorio effettivamente è un problema grande, la logistica degli impianti sono fatiscenti, cioè abbiamo impianti che ormai sono lì da 50-60 anni, sì. Di novità non ce ne sono, e questi bambini qua, scuola calcio, piccoli amici, fino agli esordienti, devono giocare su campi in erba, meglio se è sintetica a mio avviso, ma comunque in erba dove la palla non debba rimbalzare per forza da ogni parte, dove il campo sia un campo asciutto e giocabile. E facciamo molta fatica, sì. Anche perché il nostro clima chiaramente è un clima non aiuta, non ma aiuta. Insomma, comunque però sottoscrivo in toto, non si sono fatti investimenti negli anni, è quella, è la politica, che è una politica sportiva in questo caso che indirizza o male o bene le strutture. Prego, anche la tua esperienza, Luca. Esatto, condivido le parole di Marco, e anche perché quando vai negli altri campi, nelle altre province, soprattutto il bresciano, cioè tutti i campi sono nuovissimi innanzitutto e tenuti molto bene. In più hanno il campo di allenamento regolare per giocare le partite in erba sintetica, e nel Mantovano non ce ne sono, ce n'è uno e basta, quindi insomma sarebbe ora di investire qualcosina, ecco. Marco Belluti, anche tu, un passaggio sull'impiantistica, non è una gran bella storia la Mantovano. No, il Mantovano siamo indietro, secondo me di molto indietro. Luca Brondolin parlava delle esperienze sue sul bresciano, io ad esempio posso dire Emiliano, modenese, inverno, pioggia, campionati sospesi, perché? Perché si conservano le strutture, si permette ai giovani di giocare a calcio su un campo di calcio che sia un campo di calcio. Non lo si aggrava. Esatto, e si riposa una settimana, si gioca quando la stagione permette, e le strutture, ok, gli investimenti sono stati fatti in anticipo. Certo. Rispetto a noi, certo, però vengono anche conservati con logica. Come si deve. E questo non è un dato da sottovalutare. Io ringrazio i nostri ospiti, i primi calci del porto, Luca Brondolini, in bocca al lupo per la Poggese. Grazie a voi.
In bocca al lupo per il ponte e per una panchina, perché abbiamo anche l'hashtag, la faccio rivedere ancora, eccoci qua. Grazie, a Marco grazie. Goldoni, in bocca al lupo e a presto. Questo è copyright di Marco Bellutti, eccolo colpa qua. Mia, grazie. La panchina per Goldoni è colpa mia, l'ho inventato io. Insomma, in bocca al lupo a entrambi per questa grazie. Iniziativa. Calciomania torna grazie. Ovviamente martedì sera, martedì prossimo, adesso c'è Basket Time, arrivederci.